con questo esercizio e rispondiamo alla domanda B. Calcolare i parametri di con 1 e di con 2. Come dicevamo prima, questi parametri sono fissati perché è fissata l'energia mediale B. Infatti di con 1 e di con 2 dettano l'energia dei segnali e dunque possiamo ricavare da di con 1 e di con 2 l'energia media costellazione. Dividendo per il numero di bit, che sono 3, ricaviamo l'energia media del simbolo, che è fissata. Di conseguenza abbiamo un'equazione in un'incognita e possiamo ricavare il coefficiente di con 1 e di con 2. Quindi sappiamo che l'energia media del bit è uguale all'energia media del simbolo diviso il numero di bit, log 2 di m, ma sono 8 simboli, quindi il numero di bit è 3. E l'energia media per simbolo della prima costellazione è la media delle energie di quei segnali che vedete lì sopra. Ora, poiché vediamo soltanto due tipi di segnali, questi quattro che si trovano sugli assi cartesiani, sui lati del quadrato, e questi quattro che si trovano sui vertici del quadrato, io ho soltanto due tipi di energia. L'energia più piccola relativa a questi quattro interni, l'energia più grande relativa a questi quattro sui vertici. L'energia media sarà la media fra questi due segnali, fra le energie di questi due segnali. Qui sarà un mezzo, l'energia del primo più l'energia del secondo. Il primo tipo di segnali è quello che sta qui, che è energia quanto? Di uno è la sua lunghezza. Non è la sua energia. Di 1 quadro. L'energia di un segnale è la norma quadro di quel segnale, quindi è la lunghezza del vettore se stai parlando di segnale rappresentativo S vettore, o l'integrale del segnale al quadrato se parla della forma vettore. In ogni caso è sempre di con 1 al quadrato. E l'altra metà dei segnali è questa. Che energia hanno? Il doppio, perché la lunghezza è la lunghezza della diagonale del quadrato, radice 2 di con 1, al quadrato fa 2 volte di con 1. Due più 1 fa 3 di con 1 quadro, diviso 3 fa di con 1 quadro, diviso 2 di con 1 quadro mezzi. Da cui ricavo che di con 1 deve essere uguale a radice di 2 con b. E quindi ho trovato il primo parametro. Ok? Faccio la stessa cosa col secondo set di segnali, quindi con la seconda costellazione. E cioè calcolo l'energia media costellazione 2. Quindi questo, per ricordarmi la prima costellazione, ci scrivo virgola 1, energia media del simbolo della prima costellazione. Nella seconda costellazione mi sembra di poter dire che ci sono tre tipi di segnali. Quelli meno energetici più interni che si trovano su questa circonferenza, che sono questi due qui. Quelli mediamente energetici che si trovano sulla circonferenza mediana, che sono questi due qui, e poi quelli più energetici di tutti quanti, che sono i quattro lati esterni, perché sono quelli che hanno maggior lunghezza, maggior distanza d'origine, quindi maggior lunghezza e quindi maggiore energia. Quindi quando vado a fare la media ho due segnali su un totale di 8, 2 su 8, cioè un quarto dei segnali, che hanno energia quanto? La lunghezza di questo vettore, che abbiamo poco fa detto essere d con 2 mezzi. Questo vettore qua è lungo d con 2 mezzi, la sua energia è d con 2 al quadrato quarti.
e questa è l'energia di due simboli su 8. Poi ci sono altri due simboli su 8, quindi un altro quarto della costellazione, che ha un'energia un po' più grande, è l'energia di questi due simboli qui. In particolare questo ha lunghezza pari all'altezza del triangolo equilatero, radice 3 e mezzo di con 2. La sua energia è radice 3 e mezzo di con 2 al quadrato, cioè 3 quarti di con 2 quadri. Questo è un triangolo equilatero, ripeto, di lato D con 2. Questa è l'altezza del triangolo equilatero di lato D con 2, dunque è radice di 3 mezzi D con 2. Di conseguenza, questo segnale di energia 3 quarti D con 2 quadri. Dobbiamo calcolare soltanto l'energia dell'ultimo gruppo di segnali, che sono i quattro segnali agli estremi. Quindi sono 4 segnali su 8, quindi la metà dei segnali. Bene, quei segnali che energia hanno? È la norma quadro di un vettore, e quindi la coordinata x al quadrato più la coordinata y al quadrato. La coordinata x si chiama d con 2, al quadrato d con 2 quadro. La coordinata y si chiama come prima, radice 3 mezzi d con 2, quindi 3 quarti d con 2 quadro. Un'equazione, un'incognita, trovo D con 2. In particolare cosa abbiamo? D con 2 quadro, terzi in evidenza, e cosa rimane? Un sedicesimo, posso mettere in evidenza anche, va bene, un sedicesimo, più 3 sedicesimi fa 4 sedicesimi, un quarto. Di qua invece avanza, 3 quarti più 1 fa 7 quarti, diviso 2, 7 ottavi. 7 ottavi più 1 quarto fa 9 ottavi, diviso 3, 3 ottavi. Ok? E quindi D con 2 è 8 terzi con B sotto radice, quindi 2 radice di 2 terzi e con B. Ok? Vediamo un po' se ci troviamo, così non abbiamo commesso errori. Ottavi di secondo quadro, sì, è questo qui. Le altre due domande sono molto semplici. Una volta trovata l'espressione delle distanze, tra l'altro di con 1 e di con 2 sono anche le distanze minime della prima e seconda costellazione. Quindi l'efficienza in potenza è immediatamente trovata, perché il rapporto tra distanza minima che abbiamo appena trovata al quadrato diviso con b che è assegnato. L'efficienza in potenza anche è immediata, perché sono due modulazioni a mpm, quindi l'efficienza in banda è la stessa. Cominciamo l'efficienza in potenza in banda, scusate, per entrambe le modulazioni. Abbiamo detto che sono impulsi rettangolari a durata t, e quindi la loro trasformata di Fourier è una sinc traslata a frequenza fc. Dove il primo nullo sta a 1 su t, fa
fatemi fare un disegno più grande, altrimenti si comprende poco. Abbiamo detto che le due funzioni base erano radice di 2 su t, u di t, coseno, e meno radice di 2 su t, u di t, seno. Sappiamo che la banda è dettata dalle funzioni, dalla banda delle funzioni di base. Queste due funzioni di base hanno la stessa banda perché è la stessa trasformata di Fourier. È la trasformata di Fourier di un impulso rettangolare. Ora, se lo modulate per un coseno o per un seno, cambiano la fase, ma non cambia certamente la forma della PSD. Infatti, in frequenza abbiamo a che fare con un sync, e la PSD è sync quadro, centrata a FC, e il primo nullo sta 1 su T a destra e a sinistra di FC. Ok? Di conseguenza, quant'è la banda di questo occupata da questa segnalazione? Dipende da che banda vogliamo utilizzare. Vogliamo prendere il 95% dell'energia dell'impulso ψ1 e ψ2? Se non ricordo male, per l'impulso rettangolare il 95% di energia la prendiamo con due nulli. Ok? Se devo prendere due nulli, devo andare 2 su t a destra e 2 su t a sinistra perché sto in banda passante e l'impulso è reale. E quindi è 4 su t la banda. Con questa notazione di banda che ho voluto utilizzare, ma ognuno può utilizzare quella che più gli piace. L'efficienza in banda per entrambe le segnalazioni è dunque il bit rate diviso la banda, cioè log 2 di m 3, perché sto utilizzando 8 simboli, cioè mando 3 bit ogni uso di canale, in t secondi. La banda è 4 su t, l'efficienza in banda per entrambe le modulazioni è 3/4. 0,75 bit al secondo per hertz. Questo è il disegno di ψ1 di F modulo 4, che è uguale a ψ2 di F modulo 4. La trasformata di una sync, traslata FC, modulo al quadrato. Quindi la domanda è, la seconda domanda è facilissima: efficienza in banda è 3/4 nel nostro caso. Efficienza in potenza è ancora più semplice, perché abbiamo appena trovato le distanze minime di con 1 e di con 2 in funzione dell'energia media del bit con B che è fissata. In particolare, per la prima costellazione avevamo che l'energia media del bit era uguale a 2 d con 1 4, se non ricordo male. Per la seconda costellazione l'energia media del bit era uguale a 3 ottavi d con 2 4. Poiché l'efficienza in potenza è d con 1 4 mezzi. Prego? D con 1 4 mezzi alla prima. Sì, altrimenti non uscì fuori d con 1, è rimasto ancora qui. Radice 2 con B. Quindi, ricordando che l'efficienza in potenza è il rapporto fra D quadro, distanza minima al quadrato, e D con B, otteniamo che l'efficienza in potenza della prima costellazione è D con 1 quadro diviso con B, cioè 2. L'efficienza in potenza della seconda costellazione è D con 2 quadro diviso con B, cioè 8 terzi.
mentre l'efficienza in lambda la riporto qui per entrambe. Era uguale a 3 qua. Quindi, se volessimo rispondere all'ultima domanda del punto B, cioè quale delle due costellazioni è più efficiente, la risposta ricadrebbe sulla seconda, perché 8 terzi è un po' più grande di 6 terzi e 6 terzi è 2. Quindi le costellazioni hanno la stessa efficienza in banda, ovvio, la stessa forma di modulazione, AMPM per entrambi, ma un'efficienza in potenza maggiore della seconda rispetto alla prima, perché la prima è 2 e la seconda è quasi 3. La considerazione potrebbe essere: perché la seconda è più efficiente della prima? Qualcuno riesce a dare una giustificazione intuitiva al fatto che la seconda è più efficiente della prima? Perché i due segnali al centro sono più vicini all'origine, quindi hanno un'energia minore. Visto che poi dicono 1 e dicono 2 sono abbastanza simili. Distano meno fra di loro. Allora, l'energia media per bit per entrambe è assegnata. Ok? E quindi le distanze sono differenti fra di loro. Cambia il numero di segnali che sono più lontani dall'origine. Noi abbiamo che con B è uguale, in un caso, dicono 1 quadro mezzi e 3 ottavi dicono 2 quadro. Quindi hanno distanze, dicono 1 e dicono 2 differenti fra di loro. Ma hanno la stessa energia media del bit. Qui la potrei ribaltare e dire che dicono 1 quadro è uguale, o meglio, che dicono 1 è uguale a radice 2 con B. E D con 2 è uguale a 8 terzi, cioè 2 radice 2 e con B terzi, che è quello che abbiamo dato prima. Quindi la risposta è questa: poiché hanno la stessa energia media del bit, ma a distanze differenti, minime, e in particolare la seconda è più grande. La prima è più grande. Il 3 va sotto la, vedendo la radice. Era 8 terzi sotto radice, quindi 2 c'è 2 terzi. Quindi 2 su radice 3, radice 2 con B. La voglio scrivere in questa maniera così si vede chiaramente che questa quantità è uguale a questa. 2 su radice 3 è più grande di 1. Quindi D con 2 è maggiore di D con 1, cioè a parità di energia media per bit, la distanza minima della seconda costellazione è più grande. Garantisce una distanza maggiore, insomma, questi segnali qui sono più impacchettati di questi, fanno un uso più efficiente dello spazio, qui c'è troppo spazio vuoto. Avrei potuto metterci un altro segnale e mantenere comunque la distanza di... Se avessi messo un altro segnale qui, avrei mantenuto la stessa distanza minima. E avrei mantenuto invariato anche... e avrei abbassato l'energia media del bit, perché avrei aggiunto un segnale e energia nulla. Insomma, questi segnali sono disposti meglio, perché sono più, fra virgolette, impacchettati, sono impacchettati meglio rispetto a questi. Questa è la risposta intuitiva. Infine, calcoliamo la risposta, o troviamo la risposta alla domanda C, regioni di decisione. Le disegno direttamente qui sopra, cancellando gli assi che danno molto fastidio, perché rendono poco chiaro il disegno. La prima costellazione è fatta in questa maniera. Come si fa a trovare le regioni di decisione? Cerco di trovare delle linee, segmenti che separano coppie di segnali. Questi due sono chiaramente separati da questa. Questi due segnali sono separati da questa linea, questi due qui sopra da questa, questi due qui da questa, questi due qui da questa, questi due qui da questa, e così via, 1 e 2 qui, 1 e 2 qui. Quindi appare evidente come sono fatte le regioni di decisione fuori. Qui dentro quali sono i segnali più vicini? Beh, ci sono questi due che sono vicini fra di loro, e sono separati da quale linea? Da retta a 45 gradi,
E anche questi due. E questi due qui? Stessa cosa. E sono rimasti questi due. Se faccio proseguire un po' queste linee, mi rendo conto che le regioni di incisione sono queste. Ok? Seconda costellazione. Cancello gli assi cartesiani, ripeto, perché altrimenti il disegno è confusionario. Io vi suggerisco sempre di farlo, perché un disegno confusionario non vi fa capire bene come sono fatte le regioni di incisione, quindi non potete capire chi sono i vicini e quindi non potete rispondere alla domanda successiva, che è il nearest neighbor union bound. Come trovare le regioni di incisione di questo stato 7 segnali? Nella stessa maniera, sono distribuiti in questo caso sui vertici di una griglia, sui nodi di una griglia a maglie triangolari. Vedete, questo è un triangolo equilatero, sono tutti triangoli equilateri. E vi ricordo che per un triangolo equilatero i segnali ai vertici di un triangolo equilatero sono separati da linee che vanno a finire nel baricentro del triangolo. Ok? Quindi ognuno di questi segnali qui è separato dagli altri da queste linee qui che ho appena disegnato. Ad esempio, questo terzetto qui, i segnali sono separati da queste linee qui. Quindi farò disegno recente, altrimenti il baricentro è più o meno questo, direi così. Quest'altra, cioè questa linea di visione. Queste qui hanno quest'altra linea di visione. E quest'altra hanno quest'altra linea di visione. Sì, presenta il problema di capire come vanno le cose qui, ma mi sembra evidente, perché se le faccio proseguire, queste finiscono all'origine. Quindi questi due sono separati dalla linea verticale, ma in realtà qui finiscono su un punto. In effetti questa è la base del triangolo. Vedete questo triangolo qui? Quindi qui dovrei mettere una linea verticale così, la passa nell'origine. Mentre qui cosa abbiamo? Se faccio proseguire questi due, a un certo punto si vanno a incontrare qui. Rimangono questi due che sono a contatto fra di loro, vedete? Non è possibile, quindi questi due sono separati dalla linea orizzontale. Ma qui non mi riguarda, perché qui questi due non sono vicini, perché cioè sono questi due sono vicini. Da qui in poi, quelli sopra e quelli sotto cominciano a essere vicini, quindi vengono separati da questa. Ricordate che questi sono 120 gradi. E quindi il disegno non può essere questo. Perché se sono 120 gradi, si finisce che queste due sono queste due linee qua non possono avere inclinazioni differenti, vedete? Ma infatti tra i due al centro c'è un piccolo tratto verticale. Esattamente. Li separa, secondo me. Quindi rifacendo meglio il disegno, che è questo qui,
ora è più sensato. Quindi come vedete è sempre facile accorgersi degli errori, però bisogna fare un disegno in scala fatto bene. Trovate la regione di incisione, possiamo facilmente calcolare il nearest neighbor union bound, perché si tratta semplicemente tra entrambi e numero medio di vicini a distanza T-min per Q di D su 2 sigma. Quindi, il nearest neighbor union bound per la prima costellazione è probabilità di errore sul simbolo minore o uguale del numero medio di vicini a distanza di min della prima costellazione Q di la prima costellazione su sigma. Qui con N1 intendo dire il numero medio di vicini a distanza di min per la prima costellazione, e con D con 1 la distanza minima della prima costellazione, che è D con 1. Per la seconda costellazione stessa cosa col pedice 2, quindi dovremmo calcolare il numero medio di vicini a distanza di min per entrambe le costellazioni. Scriviamolo qui. Voglio soltanto farvi un'altra puntualizzazione su questo disegno per capire perché vengono così. Guardate, considerate questi segnali qui sui vertici di un triangolo equilatero. Quindi la parte sinistra costellazione. È chiaro che sono separati da queste tre linee, quelle che finiscono nel baricentro. Ok? Cancello le linee che uniscono i triangoli equilateri e ottengo questo oggetto qui, dove gli angoli al centro sono 120 gradi, quindi questi due punti sono equidistanti dal centro. Il blocco di destra c'è la stessa forma, ma quando li avvicinate, siccome questo punto è molto lontano, si schiaccia e si vanno a sovrapporre. Quindi qua vicino non può essere questo il disegno, ma interviene la distanza che separa questi due. Ok? Torniamo indietro e rispondiamo alla domanda C. Numero medio di vicini a distanza di min per la prima costellazione. Vedo che ci sono 4 segnali su 8 di un tipo e 4 segnali su 8 di un altro tipo, come prima. In particolare questi 4, cioè la metà dei segnali, quanti vicini a distanza di min ha? Bene, analizziamo questo. Questo qui è vicino, sì, è a distanza di min, sì. Quindi è 1. Questo qui è vicino, sì, è a distanza di min, sì. Siamo a 2. Rimangono come vicini soltanto questo e questo. Tuttavia questi due sono più lontani, sono a diagonale al quadrato. Sono 12 volte più lontani, troppo lontani. Non li considero. Non si trova a distanza di min. Quindi questi 4 segnali sugli assi cartesiani, su un totale di 8, quindi la metà dei segnali, ha quanti vicini? 1 e 2. 2 vicini a distanza di min. Gli altri metà dei segnali, che sono quelli ai vertici, hanno anche loro 1 e 2 vicini a distanza di min, che sono gli unici vicini che hanno. Quindi quelli al centro, questi 4, hanno 1, 2, 3 e 4 vicini, ma soltanto 2 sono a distanza di min. Quelli ai vertici hanno 2 vicini, tutti e 2 a distanza di min. La media fra 2 e 2 è 2. Quindi la prima costellazione ha 2 vicini in media a distanza di min. La seconda costellazione invece, qual è il suo numero medio di vicini a distanza di min? Beh, qui è facile perché tutti i vicini sono a distanza di min, perché sono sui vertici di un triangolo equilatero.
Allora, vediamo un po' questi due segnali qui al centro, che sono due su un totale di 8, cioè un quarto di segnale. Questi due segnali al centro sono molto vicini a distanza di Milner, sono 1, 2, 3, 4 e 5. 5 segnali a distanza di Milner. Questi due segnali al centro su un totale di 8, cioè un quarto a distanza a un numero vicino pari a 5. Un altro quarto, che sono questi segnali qui, sopra e sotto, due su un totale di 8, cioè un quarto di segnali, ha quanti vicini a distanza di min? 1, 2, 3, 4. Sono di meno. E infine, i quattro segnali ai vertici, su un totale di 8, cioè la metà dei segnali, ha quanti vicini a distanza di min? 1 e 2. Perché questo terzo qua è molto lontano, non è a distanza di min. Abbiamo 2 per un mezzo, 1, più 4 per un mezzo, 1, 2, più 5 quarti, fa 8 e 5, 13 quarti, che è maggiore di 2. Se 13 quarti è più di 12 quarti, che fa 3, quindi è 3 qualcosa. Questa costellazione ha molti più vicini di quella, quindi la sua probabilità di errore sarà maggiore. No, perché non conta soltanto il numero di vicini, ma conta anche la distanza minima. E paradossalmente avere un grande incremento qui non conta molto, conta di meno di avere un piccolo incremento qui, perché la funzione Q è fortemente non lineare, va a zero molto velocemente. Quindi paradossalmente puoi accettare anche un numero di medie vicini molto maggiore, purché la distanza sia minima sia anche una virgola più grande. E infatti è quello che succederà qui. Valutiamo per la prima costellazione la quantità D con 1 su sigma. D con 1 su sigma chi è? Noi conosciamo soltanto sigma perché abbiamo detto che la PSD è pari a N0 mezzi del rumore, e D con 1 perché abbiamo detto che D con 1 è 2 e con B sotto radice. Quindi abbiamo detto prima che D con 1 era radice 2 con B. Sigma chi è? Abbiamo detto che la PSD del rumore è N0 mezzi. Di conseguenza sigma, che è la radice della PSD, è radice di N0 mezzi. Otteniamo radice di 4 e con B su N0. Questo è il termine che va all'interno della funzione Q per la prima probabilità di errore. Valutiamo D con 2 su sigma. D con 2 su sigma sta lì, perché D con 2 è 8 terzi e con B sotto radice. 8 terzi con B. Sigma è la radice della PSD del rumore, radice di N0 mezzi. Otteniamo 16 terzi e con B su N0. E 16 terzi è più grande di 4, perché 16 terzi è un po' più di 15 terzi, quindi è un po' più di 5. Quindi, come vedete, il nearest neighbor della seconda costellazione, nearest neighbor in unbound,
diventa per la prima 2 q di radice di 4 e con b sono in 0, per la seconda 13 quarti, quindi 3 qualcosa, q di radice di 16 terzi, cioè 5 qualcosa e con b sono in 0. Quindi quello che succederà era quello che immaginavamo, e cioè che poiché la seconda considerazione è più efficiente in potenza della prima, garantirà una probabilità d'errore più piccola della prima. Qua, come vedete, l'argomento della Q è 5 qualcosa rispetto a 4, quindi molto più grande, e bilancia abbondantemente il coefficiente moltiplicativo davanti, che qui è 2 e qui è 3 qualcosa. Quando e con b sono 0 fa 12 dB, se vi fate i conti, e qui non li facciamo altrimenti non faremo, in realtà è finito il tempo, quindi non li facciamo per mancanza di tempo, nel primo caso otteniamo 'Extremal approximation', perché considera soltanto vicina distanza di min. Questa è la mia 'extremal approximation'. L'ho fatto adesso. Valutiamo rapidamente la 'extremal union bound', il 'extremal union bound'. Ma la cosa è molto semplice. Perché qui ci metto il numero medio di cini, ok? Quindi quella quantità lì che abbiamo calcolato prima è il numero medio di cini a distanza di con 1 per la prima considerazione, e il numero medio di cini a distanza di con 2 per la seconda considerazione, nearest neighbor approximation, scusate. Qui dobbiamo invece valutare il numero medio di cini della prima considerazione, chiamerò 1, e tra l'altro c'era su 2 sigma, ora che mi sta venendo in mente. La nearest neighbor approximation, nearest neighbor union bound è Q di D su 2 sigma. E qui abbiamo la stessa quantità. Aggiorniamo queste equazioni quando c'è un 2 sotto radice, un 2 al denominatore, cioè un 4 sotto radice. Quindi 4 diviso 2 sotto radice diventa 4, fa 1, scompare il 4 qua, e qui 16 diviso 4 fa 4. E qui avremo la stessa quantità, Q di radice di convisione 0 e Q di radice di 4 terzi di convisione 0. Dobbiamo soltanto aggiornare il numero medio di vicini a distanza, il numero medio di vicini tra le due costellazioni. E lo facciamo rapidamente, purtroppo ho cancellato la costellazione, ma se vi ricordate aveva questo aspetto per la prima. Ok? Quindi il numero dei vicini è facile perché ci sono due classi vicini, questi che sono quattro centrali che hanno 1, 2, 3 e 4 vicini, e questi 4 agli spigoli che hanno soltanto 1 e 2 vicini. Quindi devo fare la media fra 4 e 2. La metà dei segnali hanno 4 vicini e l'altra metà dei segnali hanno 2 vicini, 3 di media.
L'altra costellazione invece, lo ridisegno, i segnali erano i vertici, i triangoli, equilateri. E quindi l'aspetto delle regioni di incisione era questo qui. Ok? Quindi ci sono questi due segnali al centro, su un totale di 4, che hanno quanti vicini? 1, 2, 3, 4 e 5. Poi ci sono questi due segnali in alto e in basso, che hanno 1, 2, 3 e 4 vicini, e sono due su un totale di 8, cioè un quarto. E poi ci sono i segnali di spigoli, che avevano soltanto 1 e 2 vicini a distanza di min, ma hanno in totale 1, 2 e 3 vicini. Sono 4 su 8, un mezzo per 3. Cosa viene? 4 quarti fa 1, più 3 mezzi, quindi sono 3 per 2, 6, 4, 10 quarti, e 5, 15 quarti. Ok? Quindi questi sono gli nearest neighbor di non-bound, e quelli che abbiamo raccolto prima erroneamente erano gli nearest neighbor approximation. Il testo dell'esercizio chiede il nearest neighbor di non-bound, per cui otteniamo nella prima costellazione circa 10 a meno 4 e per la seconda costellazione 8 per 10 a meno 6. Come vedete, conta poco questo termine moltiplicativo, ma conta tanto questo incremento di 4 terzi all'interno.